Sergio, come sei stato idolo di tutti gli anti-juventini, specie per noi. Ex intervista da calciatore. Ex biancocelesti anche. Le due squadre acerrime rivali della Juventus per antonomasia. Sergio Conceição insieme al suo bomber Sergio Oliveira, che si è riscoperto bomber ieri sera, praticamente. I due Sergi mandano a casa la Juve e noi si gode. Si gode perché anche quest'anno la vincono l'anno prossimo, se la vincono. Come mai? Come mai? La Champions League tu non la vinci mai. Come mai? Come mai? La Champions League tu non la vinci mai. Altro che Luca Mastenaggio. Ciao! Oh, ma Leo si impallava, cioè su Conceição. Te l'ha messo proprio lì. Lì dove non batte il sole. Sergio Conceição, uno de noi. Un portuguesa! Un portuguesa! Il portoghese in campo ha fatto cagare. Il portoghese in panca l'ha imbrigliata benissimo. Sì, vabbè, il Porto si chiudeva in difesa e ripartiva. Il livello del Porto, ho detto anche ieri sera, non è altissimo. Sta a meno 10, non so se dallo Sporting o dal Benfica, comunque secondo a meno 10 dalla prima. La Juve è a meno 10 ed è terza. Incredibile, incredibile, basta dire solo questo. In Portogallo so, giocano in tre squadre l'accesso in Champions League. Perché in Portogallo, purtroppo, il primo va diretto e il secondo fa i preliminari, se non ricordo male. In Italia ce ne sono quattro che lottano e non ci sono i preliminari. Oh, ma Leo si impallava, Sergio Conceição te l'ha messo in quel posto. Oh, godo come un cane, però la rompe. Oddio, un portoghese, Portugal, eccolo, Sergio Rivera, 2-2, com'è che fa il portoghese, la telecronaca portoghese, Ugo, Sergio Rivera, 2-2. Non lo so come si dice 2 in portoghese. Mi porto ai quarti di finale. E gli anti-juventini godono come non mai. Come mai? Come mai? La Champions League tu non la vinci mai. Come mai? Come mai? La Champions League non la vinci mai. Bella ragazzi, lasciate un like, commentate, iscrivetevi al canale. La pazzia è finita, andate in pace. Dai!